Al Pala Congressi di Agrigento si è svolto un incontro con le scuole superiori per parlare di emigrazione, integrazione e tradizione. Un progetto proposto dal Consorzio Universitario Empedocle e dal Corso di Studi di Mediazione Linguistica Agora Mundi, su ispirazione del nostro arcivescovo Francesco Montenegro. Gli alunni sono stati coinvolti proprio perché per dare un senso forte anche alla festa del mandorlo in fiore, quindi non soltanto costumi, balli, ma scambi di esperienze, conoscenza di identità diverse. Evidentemente si ci collega tantissimo anche col nuovo corso di laurea che è stato istituito nel nostro consorzio universitario. È stata, diciamo, un'idea lungimirante, anche perché i ragazzi nel scegliere il corso di studi non devono solo limitarsi al contingente, all'attuale, ma pensare anche in prospettiva, e penso che proprio la prospettiva futura sia quella di essere a contatto con entità, identità diverse da quelle tradizionali. Questo è venuto qui con l'ambasciatore, abbiamo per tutto dell'Egitto una grande spettacolo egiziano per partecipare, per dire che noi siamo con Agrigento in questo festival, che non è soltanto una danza, no, un dialogo tra culture. Noi apprezziamo molto questa iniziativa di Agrigento per mettere in mano, per parlare con l'altro, per la civilizzazione, per il dialogo. Allora noi diamo non soltanto parole, ma abbiamo venuto qui con uno spettacolo per parlare agli studenti che il futuro del futuro del giovane di Sicilia, di Agrigento, di fare un ruolo con ambasciatori per questa civilizzazione, perché l'orano la Sicilia può essere il futuro del Mediterraneo, il futuro ricco, il futuro di ricchezza, il futuro di tutto il dialogo vero tra le civilizzazioni. In concomitanza con lo stesso evento, sempre al Pala Congressi, ha avuto luogo un concerto etnico, alla stregua della considerazione della musica come lingua che non conosce razza. La Sicilia è un avamposto della civiltà, della cultura e della comunicazione, Agrigento in particolare. Quindi vorrei dire molto significativa questa manifestazione di mattina di ragazzi che vengono ad ascoltare una musica che appartiene al Mediterraneo, vorrei dire ai sud del mondo. La musica è il veicolo più in questo momento, in questa epoca, è uno dei mezzi di comunicazione e di abbattimento delle barriere più efficace. Quindi viva la musica, viva il Mediterraneo.